studiate, andate a scuola, andate all'università, perché domani il futuro sarà vostro, perché domani il mondo sarà vostro. Abbiamo studiato, abbiamo preso un diploma, qualcuno ha preso una laurea, ha detto no, non basta, devi andare avanti, prenditi un master, paga qualche migliaio di euro e prenditi il master. Qualcuno se l'è preso il master. Fai il dottorato, qualcuno ha fatto il dottorato. Vai fuori, perché quando noi andiamo fuori è bello, è moderno, è progressista. Quando qualcuno vuole venire in Italia per migliorare la propria vita e possibilmente vuole le comunità, invece è un criminale che va cacciato a calci in culo. Ma noi siamo bianchi, possiamo andare ovunque e possiamo fare quello che vogliamo. Io sono partito, sono andato a Londra, ho imparato l'inglese, ho lavorato lì. Poi sono tornato perché mi hanno detto poi torna, perché hai imparato la lingua e puoi dare qualcosa. Sono tornato. E non è che è cambiato niente, anzi, quando sono tornato, i pullman che mi portavano dalla periferia nord di Napoli al centro storico non esistevano più, erano tolti. Il lavoro non c'era uguale a prima, anzi, c'era peggio, c'era più lavoro nero, c'era più precarietà. A chi è rimasto e ha detto sacrificatevi, pensa ad Antonio, la storia dei lavoratori della Whirlpool è esemplare non soltanto per quello che è successo nell'ultimo anno, è esemplare per quello che è successo prima, perché gli hanno detto sacrificatevi perché c'è la competizione internazionale, sacrificatevi perché c'è la crisi. Loro hanno rinunciato, come anche alla Fiat, magari alla pausa mensa, magari hanno rinunciato a parte del salario, hanno rinunciato a tante cose. La Whirlpool continua a dire che il 31 ottobre vuole chiudere, FCA mentre chiede 6 miliardi allo Stato nel frattempo continua con la cassa integrazione a Melfi a Pomigliano, non riprende la produzione perché vuole altri soldi da parte dello Stato. Noi ci siamo sacrificati, abbiamo cercato di rispondere a quello che la società ci diceva dovesse essere il modello per essere dei, non dico dei vincenti, però per avere una vita dignitosa. Non è così, ci hanno consegnato un deserto, ci hanno consegnato un deserto di diritti, un deserto di lavoro, questo è quello che ci hanno consegnato. Allora la nostra presenza a queste elezioni è molto importante perché è la rottura di questo tipo di narrazione. Noi siamo stanchi e non vogliamo più che sia questo. E ci hanno detto, ma sapete di chi è la colpa? Sai perché tu vieni licenziato, perché non trovi lavoro, perché dopo che hai studiato non trovi niente, perché malgrado i sacrifici che fai in fabbrica, la tua fabbrica chiude. È colpa vostra, perché non hai fatto abbastanza, perché forse quella volta potevi stare zitto, perché forse il curriculum non è scritto bene. Cioè, sta qua il curriculum, devi scrivere questo curriculum, sono i costi per scrivere il curriculum. Cioè tutte queste... non lo scrivi bene, tutte queste cose è colpa nostra, è sempre responsabilità individuale, è sempre responsabilità di chi non ce la fa, è colpa tua, non ce l'hai fatto, non ce l'hai fatta e ti devi sentire pure colpevole del fatto che non ce l'hai fatta. La nostra storia invece dice altro, la colpa è di De Luca e di tutta la classe dirigente che ci ha portato a questo tipo di vita. Sono il tappo che fa il nato, non per vivere da nababbi. Poi nessuno sta chiedendo di stare con lo yacht, di farsi le vacanze. Qua stanno chiedendo una vita dignitosa e la colpa e la responsabilità, se noi non abbiamo una vita dignitosa, è della classe dirigente che ci ha regalato lo schifo in cui stiamo oggi. La colpa è di De Luca, la colpa è di Caldoro, la colpa è anche dei 5 Stelle che hanno tradito tutti gli intenti iniziali e sono stati fermi, non dicono niente. Allora è solo potere al popolo che può fare una cosa. Vogliamo parlare di una delle questioni che è chiave in questi mesi, la questione della sanità. C'è uno scandalo, che non è degli ultimi, se torno un po' indietro nel tempo perché ci vuole pure un po' di memoria, c'è uno scandalo che si chiama AIAS, che è un centro sanitario che sta in diverse località, tra cui ad Avellino. Quando la regione va ad accreditare i centri sanitari, nel 2013 l'AIAS non viene accreditato, non è niente accreditato, significa che è fuori dalle liste. La regione Campania per anni continua a dare più di 1 milione di euro al centro AIAS. Ci sono le inchieste, c'è il processo in corso in questo momento. Sapete, secondo l'accusa, di chi è la proprietà del centro AIAS? Di Anna Maria Scarinzi, che è un nome che non vi dirà niente, però se vi dico Anna Maria De Mita è la moglie di Ciriaco De Mita. Cioè questo è tutto un sistema di potere che ha continuato a costruirsi nel corso degli anni, per cui quando si dice che De Luca si tira presso gli zombie Mastella, Pomicino, De Mita, non stiamo parlando di persone che 40 anni fa erano potenti, stiamo parlando di persone che a 90 anni ancora contano in questa regione, ancora decidono le sorti di questa regione, e noi siamo stanchi e dobbiamo mandarli via a calci in culo a tutti quanti questi qua. Questa è una missione storica che può sembrarvi assurdo, che dobbiamo assolvere noi di potere al popolo, i comitati territoriali, i comitati di quartiere, i pezzi di sindacato che non si arrendono, ma questa è la missione che noi abbiamo davanti.